Ok, abbiamo allenato la squadra per abbastanza tempo. Possiamo tornare. Sì, ci fermiamo. Ed eccoci qui, un'altra luna piena. Il secondo quadrimestre è appena iniziato e c'è già un'altra luna piena. Chissà che tipo di ombra comparirà stavolta. Onestamente non lo so, conta pure su di me. Sì, certo, contiamo tutti su di te in realtà. Io posso solo fornire supporto da dietro le quinte, ma farò il mio meglio per farvi combattere con più sicurezza. Ti ringrazio. Tra l'altro vorrei vedere se la sua abilità di metterci la difesa aumentata la possiamo usare anche durante le boss fight. A questo punto vorrei controllare. E dobbiamo decidere la squadra da portarci dietro. Chidori più inokottono. Yappa, mo pensalaste mi. Nah. Devi andare a fare la missione. Esatto. Esatto. Vai a riposarti un po'. Beh. Cerca una scusa giusto per andare. Giusto, giusto. Il problema è che lei non è l'eroina che cerchi di salvare, oppure la principessa del castello. Ecco appunto. Chidori-san! E hanno catturato Junpei, perfetto. Però strano che non hanno fatto una scena. Ehi, ma dov'è Junpei? Boh. Vabbè, non era indispensabile però. Però davvero non hanno chiesto nulla di Junpei? Nei pressi di Paulonia. Ok. Che si trova Paulonia, ok. Amadaka, dove è? No, non l'ho trovato. Junpei-san, dove non sono? Non ho un cappello. Oggi non sono ancora tornato in casa. Ma lui, Mangue, ti ha capito, Shouni? Non c'è nessuno in vicinanza. Junpei-kun non ha una reazione. È stato catturato. No, non abbiamo tempo. Andiamo. Lui non è sicuro. Lui pensa che ci sia qualcosa. O forse sa bene cosa è successo. Ma te? Ah, strano. Però è andato più lento di... Lo sapevo. Del fatto che non c'era? Forse gli serve una pausa perché si è preoccupato? Non che io ricordi. Ha un sospetto, però ovviamente non può dire nulla. Ma la fontana di sangue, scusami. Magari è dentro... dentro la disco. Ok, dobbiamo scegliere i membri della squadra. Posso dire che secondo me qua è già un punto forse quasi di distacco fra alcuni membri della squadra, nel senso Junpei, cioè... la sua testa altrove. Lei vuole essere più utile. C'è chi pensa che altri abbiano problemi. C'è un po' di... non ti dico attrito, ma qualcosa che non va. Esatto, stai zitto per favore. Sotto di noi, Amime. Moscasurto, Chica Cable to Kanlen Arkamusilemasen. Coco Ashima Kaihatsu no Koroa,
工事用電源の基地があった場所ですので。地下ケーブル。網目のような相当量の電気ケーブルが地下に放られたままになっているようです。 Una rete elettrica quindi。 邪魔になってるってことか。ありがとうアイギス、今ので全部わかった。 C'è un'interferenza。 シャドウの位置が撹乱されてるわけじゃなく、そのケーブル網自体がシャドウに乗っ取られている。 Quindi il nemico elettrico forse。 足の下はそこら中シャドウってこと。絞れなかったわけだ。本当にこの辺り全部を占める大きさってことか。そんなのどうやって倒すんです。Dobbiamo concentrarla in un unico punto。地面の中か。Se è sottoterra ed è concentrato in tutta la zona, dobbiamo fare in modo che esca fuori in un unico punto。表紙抜けね。こんなに無防備だなんて。Duh。Che stronza comunque. Eh beh, sei legato, immagino. Però è riuscito ad alzarsi da solo. Guarda che non è così facile. Certo, come no? Mele? Yutori ni suru nara nani mo shinai. Mi rifiuto. Sakusen no chūshi meirei o dashite. Kantan de sho? Certo, come no. Kongo no sakusen mo. Sì, guarda, ha il potere decisionale lui. Sakusen o yamero tte. Masaka kimi ano renchū no. Complimenti Junpei che ci è arrivato. Secondo me non lo fa. Cioè, ha un minimo di rispetto, forse. Ok. Vabbè, ma quella era sulla monorotaia. In qualche modo quello lo controllava fisicamente, la monorotaia. E abbiamo il tempo per farlo? Ma non c'è modo di scendere qua sotto? E dove si trova? Guarda, non mi aspettavo diversamente. Però mi devi dire come accedere. È dietro la porta della Velvet Room, secondo me. Dietro la porta della Velvet Room. O una di quelle accanto, per forza. Ok. Quindi o dentro l'escapade o dietro la porta di velluto. D'accordo, quindi dobbiamo decidere la squadra. E il problema è ok, dietro l'escapade quindi. Il problema è questo a questo punto. Non posso portarmi né Yukari né Aegis se è davvero elettrico. E Junpei ora ovviamente non è selezionabile. Aegis sicuramente è utile, però se davvero è elettrico, io porterei dietro lui. A questo punto porterei dietro Akiko, perché ci può curare nell'eventualità che possa servire. O Koromaru o Ken a questo punto. Forse porterei proprio Koromaru. E la Velvet Room non c'è. Non vedo una porta al momento. Che strano. D'accordo, entriamo. Sei pronto? Sì. Fai attenzione là fuori. Quindi dobbiamo Ah, già fatto. Come aspetto è carino. Peccato. L'avrei usata volentieri a Aegis, sai? Come
Mostro mi piace. Menarla, ovvio. L'arcano grande eremita, ok. Attenzione agli attacchi elettrici. Per fortuna abbiamo tolto tutti quelli deboli all'elettricità. Il problema comunque rimane. Ok, lui resiste all'elettricità, quindi una carica me la posso concedere. Perfetto. Tu invece, non so se me la rischio, però ci provo. No, forse è meglio prima attaccare. Ok. Ok, sicuramente non ha senso attaccarlo. Ok, non può evitare i colpi. Per un attimo mi è venuta questo dubbio. Invece che usare attacchi di qualche tipo, continuerei a colpire. Ok. Ma zio, ovviamente. Poverino. Povero Koromaru. Quindi abbiamo usato carica. Osè, colpisci. 1465 con un critico, tra l'altro. Ok, si sta caricando all'interno del corpo. Effettivamente sì, è meglio analizzarla. Aspetta, analizziamola, vediamo. Ovviamente non ha debolezze e resiste all'oscurità. Perfetto, meno male che non abbiamo attaccato con Koromaru. Proviamo carica sanguinosa. Vediamo come ci risolviamo. Devo curarmi però, ovviamente, ora. Ecco qua. Meglio andare sul sicuro, ovviamente. Meglio non rischiarla. Beccati questo. Soffio pestilenziale. Vabbè, 200 di danno comunque non è male. Decagia, che cos'è che fa? Toglie bonus. Ah, maledizione. Nessun effetto. Ha quasi completato la carica. Riduce l'attacco. Va bene. Meglio andare sul sicuro. Ci proviamo. Lama dell'ira. Leggera tutti i nemici. Medio a un nemico. Colpisce tutti i nemici, dai. Beh, 400 comunque. Non è male. Pugno. Susukaja. L'illusione di un alleato. Vabbè, facciamo la sua. Anche se è l'unico che potrebbe evitare gli attacchi elettrici, effettivamente. Va bene, continuiamo. Non sono sicuro dell'effetto che ci farà, però. Si potenzia e assorbe l'elettricità. Ok, è tutto qua. È quello che abbiamo fatto fino ad ora. Vabbè, continuiamo a colpire allora. Dunque, dov'è di nuovo il nostro Griffiths? Andiamo di carica. Perfetto, che così siamo anche vicini alla teurgia. Tu di nuovo, attacco di caldo. Dobbiamo curarlo ovviamente tra poco. Tu invece vai di pugno gargantuesco. Purtroppo lui... No, no, no. Proviamo anche Getsuei. Ok. Un po' di danni riusciamo a colpirli. Vabbè, non ci ha fatto molto danno. Non ci ha fatto molto danno, per fortuna, tra l'altro. Ci tocca anche curare tutti quanti ora. Ok. Purtroppo lui è stato fregato a sto giro. Oracolo, vai, assolutamente. Quando disponibile è meglio sempre usarla. Va benissimo, va benissimo. Che così ha aumentato anche Sanada. Ottimo. Il che vuol dire... Speriamo che la sua teurgia si aumenti. Ok. Di nuovo si sta caricando, però ci ha detto di colpirlo mentre si carica. Sì, 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 adesso attacchiamo tutti quanti. Se il nostro Shinji riesce ad attaccare pure lui, però, a sto giro. Forse era... Oh, cavolo. Ho sbagliato. Però abbiamo la carica. Tetracarn, cos'è che fa?
No, la barriera fisica. Mi tocca qualcuno che ovviamente resiste al fisico, però ho solo lui. Va bene, me la devo rischiare purtroppo. Va bene, non importa. Me la sono dovuta rischiare per forza. Meglio noi che i nostri compagni. Meglio noi che loro. Di nuovo, onda di caldo. Devo sperare che però la teurgia di Sanada non lo carichi. In teoria non dovrebbe. Però proviamoci. Ok, 480, va benissimo. Allora, io farei che teniamo Koromaru ancora un giro, così carichiamo l'attacco di tutti dopo che abbiamo attaccato noi, e così abbiamo tutti quanti la carica. Il che vuol dire, va di nuovo di soffio. Perfetto. Attacco ristabilito. E questo attacca solamente magia, ovviamente. Madonna, tutti evitati, grandi. Detto ciò, andiamo di colpo fulmineo, vediamo se lo colpiamo. Poco danno. Poco. Ok, però abbiamo la teurgia di tutti. Che vuol dire? Teniamo anche la sua. Perfetto. Tu invece, ovviamente, curalo per favore. Perfetto, non è molto, ma è il necessario. Tu invece ora carica per tutti. Bau. Bellissima l'animazione. Devo dire che è la squadra giusta questa, Questa qui è la squadra giusta. Perfetto. Allora, noi non abbiamo attacchi fisici, il che vuol dire che ovviamente questa è la scelta migliore. 434. Ma eravamo carichi prima, scusami. L'ho fatta la carica, a questo punto mi viene il dubbio. Vabbè, furia sanguinaria, che è la prima volta che riusciamo anche a vederla. Perfetto. Aia, che male. Minchia, che colpo. Bellissima l'animazione. La forza dei nostri cuori, vediamo. Hai sfruttato la teurgia di tutti in modo diverso. Ma devo continuare a colpirlo o cosa? Giusto per sapere, a questo punto. Vabbè, abbiamo la carica per tutti, colpiamolo. Koromaru, ah, che sfiga che gli si è abbassato l'attacco adesso. Perché se usavamo adesso carica e Getsuei facevamo un bel po' di danno. Dai, che secondo me ce la facciamo. Sta per rilasciare, non è ancora pronto. Noi la nostra carica l'abbiamo già usata. Andrei di... attacco pesante, per forza. Dai, che manca pochissimo. Ce la potete fare, ragazzi. Per favore. No, cosa facciamo? Taglio leggero. No, per forza. Oh, è andato. Bel colpo. Kaboom. Come nemico era bello. Schivare i fulmini, fa vedere. Hai sconfitto l'eremita. Tarocco, l'eremita. Tutti e due saliti di livello. Bravi, e anche io. E ottiene Mazionga. Grazie a te per l'aiuto. Hai trovato Junpei. Ecco, ti pareva. Che cosa? Beh sì, dobbiamo andare a controllare per sicurezza. Ecco, ti pareva. Sei arrivata tardi, mi dispiace. Medea. Medio? La sua persona, ovviamente. Chidori. Sì. Oggettivamente potrebbe dire di sì, sai.
いや、俺はただ命令なんかしたことねっつか、したくてもできねえっつか。その俺リーダーなんかじゃねえんだ。全部嘘だったってこと。voleva fare colpo。理解できないわ。なあ、一個だけ教えてほしいんだけどさ、最初から何もかも。Beh, mi sa da tutte e due le parti, eh? A questo punto。Lei sicuramente è fuori, diciamo, dal mondo. Però hai mentito anche tu, eh. Non diamo la colpa solo da un lato qua, eh. 偶然あったことや、怪我とか、とか、花から俺のこと。Allora, forse il taglio sulla mano e i disegni no. そっか、手の怪我。Beh, non è detto. Quello forse è grazie alla sua persona, eh. そっか。あれは？Era tutto vero. もう戻ってきた。sei andata un po' lenta, mi dispiace. 召喚器、ペルソナ使いなのか。Beh, vediamo Medea. おいで。La colpisce? La colpisce di spalle. Guarda, lo sapevo, bravo. Bravo Junpei, finalmente. Bravo Junpei che ha fatto una grande mossa. Esatto. Bravissimo Junpei. Bel colpo. Agis, 彼女を拘束してくれ。はい。了解であります。La trivella qui in testa. Vabbè, non ti demoralizzare. Ha sicuramente una protezione. Esatto. Quindi, ma tu puoi percepire la gente? Beh, questo era abbastanza ovvio. Chidori? Mi dispiace. では病室を手配しよう。彼女には悪いが、監視付きでね。Beh, devi anche tenerla ammanettata quel letto. Non sia mai che scappi o che la vengono a prendere. Anche questo mese siamo riusciti a sconfiggere l'ombra. Credo che ci saranno meno vittime per un po', ma ora è comparso un nuovo avversario. Chissà cosa accadrà. Sono a pezzi e dovrei riposare. E un'altra luna piena è andata. Mo'ichido kikuzo. Chidori to iu no wa honmyō ka? Madonna mia, ma per essere così messa male da finire in ospedale semplicemente perché è stata catturata, vuol dire che comunque era molto instabile. Onestamente si capiva, ci si poteva arrivare. Però cavolo, questa qua probabilmente non risponderà a nessuna domanda a questo punto. Forse parlerà con Junpei. Esatto, ti pareva. Chidori! Ed è incazzatissimo. Forse per la prima volta lo vediamo serio. Per la prima volta lo vediamo serissimo. いいじゃないですか、そんくらい。こんなもん取り上げたって何もなんないっすよ。どうかな、召喚器を取り上げた時はだいぶ動揺していたみたいだがな。ペルソナの召喚器、君はあれをどこで手に入れた。Gliel'ha dato il capo l'ultima volta, secondo me. 返してよ、返して。おい、
むやみにそのことに触れるなと言ったろ。じゃあどうすればいい？次からは誰か。ティポノイ。Lei è veramente tanto instabile. Lei è molto instabile psicologicamente. Oggi non si va a scuola. Manca poco al programma di televendite. Che novità.